Buongiorno amici, eccoci qua di nuovo insieme per questa seconda fantastica parte dell'analisi delle carte completa della nuova avventura La Lega degli Esploratori. Allora ragazzi, per chi non avesse visto la parte 1, vi invito ad andarla a vedere, l'ho postata ieri, quindi la vedete nel canale o nella playlist Opinioni. In più ragazzi, vi invito a mettere mi piace al video. Se vi è piaciuto, se vi piace, in modo che mi aiutate a crescere come canale e anche a condividerlo, mi fareste un grande piacere se me lo condividete nei social e nelle vostre piattaforme, mi aiutate ancora di più a crescere come canale. E niente, e vi invito a commentarlo se avete delle idee diverse dalle mie oppure se volete un consiglio su qualcosa. Io cerco di rispondere un po' a tutti, ma se non rispondo io, magari gli altri che seguono il canale vi possono rispondere. E va bene, ragazzi, iniziamo. Allora, eravamo arrivati al Gorilla Botta 3 e ora andiamo avanti. Allora, Rospo Gigante, Rantolo di Morte, infligge un danno a un nemico casuale. Ma allora è un 3-2. Che vi dico? Sicuramente è una carta d'arena. Quello sì, assolutamente carta d'arena. Nei costruiti non credo che troverà molto spazio. Anche perché forse è migliore il Dranei, il 2-3, che fa un danno casuale. Forse. E quindi non credo che la troveremo molto. Sicuramente nelle arene è da piccare, ragazzi. È un bel drop a 2. Murlocchino, questa forse è una delle carte più belle di tutta l'espansione, un Murlocchino. Vabbè ragazzi, è un 1-1 che costa 0, non credo che troverà posto nei mazzi Murloc perché è veramente inutile, però per chi lo vorrà c'è un posto per lui. Allora, Lunagufo Silvano, è un più 2 danni magici a ogni giocatore. Allora ragazzi, è un 4-4 che costa 4, quindi in arena ha senso. Ha più 2 danni magici, quindi essendo del druido si può pensare una spazzata, fareste una spazzata da 6 e da 4 sostanzialmente, no? È una bella carta che potrebbe anche trovar posto, però sto pensando, rinuncereste magari a un drago di Zaffiro per questa carta? Ecco, io non rinuncerei a un drago di Zaffiro. È una bestia, magari in un druido bestia potrebbe avere senso, ma io non rinuncerei a un drago di Zaffiro. Preferirei avere un solo danno magico, ma avere il drago di Zaffiro che mi fa anche pescare, piuttosto che lei che me ne dà 2 di danni magici in più. Quindi ragazzi, in arena può essere piccata, ma nei costruiti bisognerà un po' studiarsela, perché forse c'è di meglio, forse. Allora, qui abbiamo un costo 3, Raptor Cavalcabile, Rantolo di Morte, evoca un servitore casuale da un mana. Ecco, questa è una carta molto interessante, ragazzi. È molto carina, anche perché ottima per counterare un po' gli eventuali. Diciamo che è un Segatronchi pilotato più piccolo, perché il Segatronchi pilotato evoca da 2, costa 4 ed è un 4-3. Questo costa 3, è un 3-2 e evoca da un mana. Non è male, ragazzi, è una bella carta. Sicuramente la vedremo nei costruiti perché è una carta ottima per counterare eventuali aggro. E la vedremo molto spesso, ragazzi. E anche in arena è una bella carta da piccare per il druido, assolutamente. Oh, Guardiana di Uldaman. Allora, grido di battaglia, imposta attacco e salute di un altro servitore a 3. Beh, allora ragazzi, questa è una carta molto interessante. L'unico suo difetto forse è che costa 4. Se fosse stato un 3-3 che costa 3, vabbè, sarebbe stato uguale al... un 3-3 che costa 3 forse era meglio. Però è un 4 che costa... è un 3-4. Allora, è utile per magari far diventare un 7-7, lo fai diventare un 3-3. Non è male come cosa. Potrebbe essere anche utile per rimpolpare il board. Faccio pedina, 6 di mana, gioco lei e faccio diventare la pedina un 3-3. Non è cattiva come idea, al peggio. Può essere un'ottima carta, sia in arena che nei costruiti. Nei costruiti bisognerà vedere se ha più value questa o
oppure se ha più value il cavaliere Murloc. Secondo me questa Fini Control è meglio come carta, secondo me, perché comunque sia è un removal, no, non proprio un removal, ma chiamiamolo un reset, ecco, chiamiamolo reset. Un'umiltà un po' più pesante che però magari usata contro bestioni ben peggiori. Ecco, l'unico difetto è che non è che trasforma in un servitore 3-3, imposta attacco e salute, quindi le abilità della carta avversaria rimangono. Quindi bisognerà un po' valutarla. Sicuramente potrebbe trovare posto in 1x, eh? In 1x potrebbe trovare posto, ragazzi, in mazzi paladino. Ma non credo in più, non credo in più. Curatore del museo, grido di battaglia, rinviene una carta con rantolo di morte. Beh, ragazzi, è una carta molto interessante per il prete, perché sì, è un 1-2, costa 2, ma vi dà una carta con rantolo di morte da scegliere tra tre carte possibili, che potrebbe essere anche Silvana oppure qualcos'altro, quindi non è una carta interessante per un prete, assolutamente. In 1x potremmo trovarla, in 1x, in 2x non lo so, perché in 2x forse è un po' pesante, chiaramente è una carta d'arena, assolutamente sì, da prendere. Nei costruiti in 1x sicuro, anche perché magari in combo con Velen lo potenziate, quindi ci può stare. Magari non in un Dragon Priest, il Dragon Priest è già settato, non credo che ci sia posto per una carta del genere, ma per un prete control potrebbe avere il suo perché. Strega di Mare Naga, le tue carte costano 5. Allora, ragazzi, è un'epica. Che vi dico? Può essere interessante giocata a board vuoto può essere interessante perché e magari voi avete una mano un po' pesantuccia, giocate lei e in questo modo potete fare è una mini tra virgolette a mana 10, giocate lei e giocate magari anche un'altra carta molto grossa. È una mini, diciamo, Aviana, ecco. Una mini Aviana. Per carità, nei costruiti può trovare posto? Non lo so, ragazzi. È un 5-5, quindi è un 5-5, costa 5. I 5-5 sono sempre ostici, quindi fa sempre bene metterli nei mazzi. Però bisognerà vedere se effettivamente può portare o meno il beneficio. In arena assolutamente sì. Nei costruiti bisogna costruirci qualcosa attorno, magari fare un mazzo un po' pesantuccio per poi poter fare combo particolari. Ma il problema che ha anche Aviana, ragazzi, è che voi mettete in campo Aviana e mettete anche in campo qualcos'altro. Ma se siete di fronte mazzi con AoE, è una combo inutile sostanzialmente. Quindi bisogna un po' valutarla la cosa. Però non male come carta, carina. Serpe della Fossa è una carta del ladro, distrugge qualsiasi servitore danneggiato da questo servitore. Allora, che vi dico, ragazzi? Questo è un nuovo drop a 1 per far spawnare i drop a 1, sostanzialmente, ragazzi. Perché non credo che nei costruiti troverà posto una carta del genere. Anche perché c'è, secondo me, migliore, c'è l'epica del ladro che è a costo, quella però costa 2. Ed è un 1-1 che distrugge qualsiasi servitore danneggiato, no? Però almeno ha furtività quella carta, questa non ce l'ha. Quindi, boh, che vi dico, ragazzi? Secondo me lascerà il tempo che trova nei costruiti. In arena può avere senso, anche per quanto possa avere senso un drop a 1. Però nei costruiti, secondo me, poco. Idolo del Corvo. Dovrebbe essere una carta del druido, dai colori. Rinvieni un servitore o rinvieni una magia? Beh, questa è una carta molto forte, ragazzi. La troveremo spessissimo nei mazzi control, ma anche forse nei mazzi agro. È una carta che. Allora, è generica, quindi non è che ti dice rinvieni un servitore o una magia di che mana.
Però ci dà tre opzioni, potrebbero essere interessanti, ragazzi. Sicuramente in 1x potrebbe trovare posto in determinati mazzi del druido. Anche in arena, ragazzi, prendetela assolutamente. Cacciatrice di reliquie. Grido di battaglia. Ottiene più 4 se controlla gli altri 6 servitori. Allora, ragazzi, una carta OP, magari. Allora, in uno zoo, se riuscite a farla mandare in combo, carta interessante. Però non so se la troverete. Magari in 1x la potrebbe giocare uno zoo. In 1x, tanto così, se mi entra la provo. Perché altrimenti è una carta un po' sni, anche perché ha bisogno di 6 servitori che tu controlli, e quindi non è molto facile da mandare in combo, ragazzi. E quindi secondo me la vedremo veramente poco. Protettore d'ossidiana. Alla fine del tuo turno evoca uno scarabeo 1-1 con provocazione. Beh, allora ragazzi, diciamo che è la versione mega super iper di Bocca Larga. Io ancora mi chiedo perché alcune leggendarie vecchie non vengano potenziate. E cioè, Bocca Larga, se invece di 6 di mana lo facessero pagare 5, visto anche tutte le altre carte che ci sono. E che sono OP anche in costi, eccetera. Dare una ritoccatina ai costi di alcune leggendarie potrebbe riportare un po' in auge certe carte che non vengono usate. Bocca Larga, secondo me, è una bella carta, però costa 6. Costa 6 e mette in campo un 6-6, sostanzialmente, ragazzi. E quindi non è così tanto leggendaria. Secondo me dovrebbero buffarla, quindi farla costare 5. E allora la inizieremo a rivedere a giocare. Questa, ragazzi, è un 7-7 che crea uno scarabeo 1-1 con provocazione. Sicuramente è una carta valida perché è un 7-7, costa 7 e più vi dà un 1-1, quindi è come un 8-8 che voi pagate 7 e quindi ci può stare. Però è un 7-7, ragazzi, quindi rinuncereste a Dot Boom per lui? Punto interrogativo. Allora, è una valida alternativa a Dot Boom? Punto interrogativo. No, secondo me non è ancora una valida alternativa a Dot Boom. Può essere giocato in coppia a Dot Boom? Allora, forse ci sono leggendarie più potenti, però, ragazzi, da poter giocare insieme per il guerriero. In un eventuale guerriero taunt, non lo so, ragazzi, perché è una carta potente, ma allo stesso tempo facile da abbattere tra BG Age e altre carte. E avere un Dot Boom e questa diventerebbe forse un po' pesantuccio il mazzo. Boh, non lo so, andremo a vederla. Allora, non è brutta la carta, ragazzi. In arena prendetela, assolutamente, ma che vi dico? Boh. Non lo so quanto potrà essere effettivamente usata. Elementale instabile. Dopo che giochi un servitore con grido di battaglia, infligge 2 danni a un nemico casuale. Allora, una versione simile al Berserker, scusate, a quello del mago che giochi una magia e fa 2 danni. Questo invece se giochi un servitore con grido di battaglia. Allora, in un mazzo tematico, di gridi di battaglia può avere senso, perché sicuramente è una bella carta, è un 2-6. L'unico problema è che costa 4. Io avrei preferito un 2-4 che costa 3, ad esempio, l'avrei visto molto molto meglio. Ma un 2-6 che costa 4, sni. Però è anche vero che in combo con carte che giocano i gridi di battaglia può essere interessante per tenere pulito il board. Sicuramente è una carta che potremmo iniziare a vedere. Molto interessante, sia nell'arena che nei costruiti. Certo, nell'arena, ragazzi, avete bisogno di gridi di battaglia. Se siete a ultime piccate e non avete un grido di battaglia, a meno che gli altri drop a 4 facciano schifo, non lo prendete. Se invece lo prendete all'inizio, allora cercate i gridi di battaglia per poterlo mandare in combo, chiaramente. Stacca prova dovrebbe essere un
Vabbè, è un segreto del paladino questo, ragazzi. Ah, se il tuo avversario ha almeno tre servitori, ne gioca un, e ne gioca un altro, questo viene distrutto. Beh, ragazzi, carta interessante per potenziare il Secret Paladin. Può essere, sì, assolutamente una carta che può dar problemi. Può dare assolutamente problemi e... Beh, ora non... Quindi penso che si attivi a... Appena tu giochi il quarto servitore, quindi no, assolutamente ottima carta e che sicuramente inizieremo a vedere nei paladini, assolutamente. Pietra d'evocazione. Quando lanci una magia, evoca un servitore casuale con lo stesso costo. Allora, in mazzi, Tempo Mage può essere interessante, ragazzi. È una bella carta. L'unico problema che ha è il costo, cioè è un costo 5. Ed è uno 0-6. Per un costo 5 avrei preferito almeno un 2-6 d'attacco o almeno un 1-6 di attacco. Costo 5 è veramente basso. Cioè, voi giocate... È una combo da usare proprio a mana 10, ragazzi. Giocate lei e poi lanciate una palla di fuoco, ora mi viene in mente. Altrimenti diventa... voi la giocate e automaticamente vi viene tolta ma al turno 5. Quindi... Boh, è una carta che bisognerà un po' capire se può essere giocata. Magari in un Tempo Mage o in un Mech Mage dove tu gli dai la furtività o cose del genere, oppure anche in un mazzo ladro che gli dà la furtività, eccetera, può essere interessante. Ma a parte questo, andrebbe vista perché comunque è uno 0-6, ragazzi. Quindi forse in un mazzo prete che lo buffa, che lo rende con Velen e cose del genere. Bisogna un po' valutarla, ragazzi. Predatore di tombe, costo 4, ranto di morte, mette nella tua mano una moneta. Allora, è un costo 4, sempre del ladro, è un 5-4. È una carta interessante nelle arene, perché costa 4, è un 5-4, quindi è una carta da body d'arena, secondo me. Metti nella tua mano una moneta. Nei costruiti non so quanto potrebbe trovare posto. Però è anche vero che è una carta che ti aiuta con le combo. Ti aiuta a far broccare le combo anche quando magari non lo puoi fare. La moneta è importante per il ladro. Quindi bisognerà valutarla, ragazzi. Potrebbe essere. Potremmo iniziare a vederla anche, in mazzi combo del ladro. Ragno delle tombe, grido di battaglia, rinvieni una bestia. È un 3-3, ragazzi, generica. Beh, allora, ragazzi, costa 4. È un 3-3, rinvieni una bestia. Allora, in mazzi tematici bestia può avere senso. Può avere senso, certo. È sempre RNG, ragazzi. Quindi magari vi dà 3 bestie da un mana. E ve la prendete un po' in quel posto. Non so se un mid-range hunter potrebbe aver bisogno di una carta del genere, avendo già i tessitela, ok? Avendo già i tessitela, secondo me una carta del genere potrebbero anche non averne bisogno. Magari, però, in arena assolutamente sì, prendetela, ragazzi, perché vi dà una creatura in più, è un grido di battaglia, quindi non è silenziabile assolutamente. Però nei costruiti bisognerà pensarci, secondo me, bisognerà un po' pensarci. Pigmei Barcollanti, Rantolo di Morte, evoca 3 Pigmei 2-2. Allora, questa è una carta che costa 6, è un 2-6, quindi all'inizio è sbilanciata, però ragionate con me, è un 2-6 che costa 6. Spawna 3 Pigmei 2-2, quindi voi pagate questa carta 6. E avete già con il suo ranto di morte ripagato il costo della carta. In più è un 2-6. Non è una carta da dire non usiamola in arena. Assolutamente. È una carta che in arena può fare la differenza perché vi aiuta a tenere il board. E in più ha parecchia salute. È un 2-6, quindi non è male. Nei costruiti, ecco, nei costruiti non so se può trovare posto. I mazzi avanzati. Però in arena è una carta secondo me molto interessante. Allora, Raptor riesumato. A un grido di battaglia seleziona un tuo servitore. Il Raptor riesumato copia il suo ranto di morte. Oh, questa è una carta molto bella del ladro.
È un 3-4 che costa 3, quindi è una bella statistica. La statistica come il carro ragno, no? Per farci un'idea. In più ha questo potere eroe che non è assolutamente. Potere eroe, scusate, potere non è assolutamente male. In un mazzo ladro basato sui rantoli di morte, beh, è una carta che può dar molto fastidio. Immaginatevi di giocare al turno 7 Segatronchi pilotato e poi questa. Beh. Non è male, ragazzi, non è affatto male. Oppure, cioè, assolutamente, bella carta per il ladro, questa mi piace molto. Oh, Trog delle Gallerie. Quando attivi sovraccarico, ottiene più uno in attacco per ogni cristallo di mana bloccato. Allora, ragazzi, beh, carta interessante, è un drop a 3 non male. In un midrange shaman. Basato sui sovraccarichi, beh, sicuramente è una carta interessante. È il drop a 1 che magari mancava, ragazzi. È il drop a 1 che vi può dire: non gioco zombie ciò, gioco lui. Assolutamente sì, ragazzi. Bella carta. In arena, beh, in arena ha senso perché è un 1-3. Certo, ha più senso se avete i sovraccarichi, chiaramente. Oh, scusate. Ah, e siamo arrivati, ragazzi. Allora, queste sono 45 carte. Non so se sono tutte. Non vorrei che sono 47 carte e ne mancano ancora due. Però penso di aver fatto il grosso delle carte. E quindi ecco, spero che vi sia piaciuto. Spero che vi siate divertiti in mia compagnia. E ragazzi, vi annuncio che io non ci sarò per tutta la settimana perché vado a trovare dei miei amici a Milano. E quindi ci rivedremo, purtroppo lunedì. Per qualcosa di nuovo, vedremo. Non potrò, infatti, per questo purtroppo non potrò fare i video delle ali, o meglio, li farò, ma non li potrò fare in diretta, ecco, tra virgolette, cioè farli il prima possibile. Dovrete aspettare, avere un po' di pazienza. Mi dispiace per questo, però sono curioso di andare a vedere come andare a modificare i nuovi mazzi e quindi ci sarà di divertirsi per la prossima settimana, ragazzi. Vabbè, ragazzi, io vi saluto, vi ringrazio ancora e ciao a tutti.